Shining di Stephen King. Capitolo 19. Davanti al 217. Danny ricordava le parole di qualcun altro che aveva lavorato all'Overlook in quella stagione. Ha detto che aveva visto qualcosa in una delle stanze dove era successa una brutta cosa. È stato nella camera 217 e voglio che tu mi prometta di non entrarci, Danny. Gira al largo. L'aspetto della porta era del tutto normale, non era in nulla diversa da qualsiasi altra porta dei primi due piani dell'albergo. Verniciata di grigio scuro, si apriva a metà di un corridoio che intersecava ad angolo retto il corridoio principale del secondo piano. I numeri sulla porta non sembravano diversi dai numeri civici della casa d'affitto di Boulder dove avevano abitato. Un 2, un 1 e un 7. Bel colpo. Appena sotto i numeri c'era un cerchietto di vetro, uno spioncino. Danny ne aveva tentato più di uno. Dall'interno si aveva un'ampia visuale ingrandita del corridoio. Dall'esterno si poteva strizzare l'occhio in tutti i modi possibili e immaginabili, senza riuscire a vedere un fico secco. Perché sei qui? Dopo la passeggiata in montagna dietro l'Overlook, lui e la mamma erano tornati a casa e lei gli aveva preparato il suo pasto preferito. Un panino imbottito di formaggio e mortadella e una zuppa di fagioli in scatola. Avevano pranzato nella cucina di Dick, chiacchierando. Dalla stazione di Estes Park, la radio trasmetteva musica inframmezzata da sibili e scariche. Di tutto l'albergo, la cucina era il posto che preferiva e aveva l'impressione che la mamma e il papà la pensassero allo stesso modo, perché dopo aver tentato per 2 o 3 giorni di consumare i pasti in sala da pranzo, avevano cominciato a mangiare in cucina come in seguito a un tacito accordo, sistemando le sedie attorno al ceppo da macellaio di Dick Halloran, che era grande quasi come il tavolo della loro sala da pranzo di Stovington. La sala da pranzo dell'albergo era parsa troppo deprimente, anche con la luce accesa e la musica che proveniva dal mangianastri installato nell'ufficio. Ciò non toglieva peraltro che si continuasse ad essere solo in 3, seduti a un tavolo circondato da dozzine di altri tavoli, tutti deserti, tutti protetti con quei fogli di plastica trasparente. La mamma diceva che era come cenare dentro un romanzo di Horace Walpole e papà aveva riso e le aveva dato ragione. Danny non aveva idea di chi fosse Horace Walpole, però sapeva che le pietanze della mamma avevano cominciato a essere più saporite quando si erano messi a mangiarle in cucina. Danny continuava a scoprire tutto attorno piccole tracce della personalità di Dick Halloran e se ne sentiva rincuorato come una calda carezza. La mamma aveva mangiato mezzo panino, senza nemmeno toccare la zuppa. Aveva detto che papà doveva essere uscito a fare una passeggiata per conto suo, dato che la Volkswagen e il furgoncino dell'albergo erano nel parcheggio. Aveva detto che era stanca e che si sarebbe distesa a riposare per un'oretta, se lui credeva di riuscire a divertirsi da solo senza andarsi a cacciare in qualche pasticcio. Tra un boccone e l'altro di formaggio e mortadella, Danny le aveva risposto che credeva proprio di sì. «Perché non vai nel parco giochi?» gli aveva domandato. «Pensavo che quel posto ti sarebbe piaciuto, con quel bel recinto di sabbia per i tuoi camion e tutto il resto». Danny aveva inghiottito il boccone e il cibo gli era andato giù per la gola in un blocco duro e asciutto. «Magari ci andrò!» aveva detto, voltandosi verso la radio e mettendosi a trafficare. «E tutti quei begli animali della siepe!» aveva detto la mamma, togliendogli il piatto vuoto. «Tra poco papà dovrà uscire a portarli». «Già!» aveva detto Danny. «Sono cose orribili. Una volta aveva a che fare con quelle maledette siepi tosate in modo da renderle somiglianti ad animali». «Se vedi papà prima di me, digli che sono andata a coricarmi». Aveva messo i piatti sporchi nell'acquaio ed era tornata accanto a lui. «Sei felice qui, Danny?» Lui l'aveva guardata con espressione candida, un baffo di latte sul labbro. «Sì!» «Niente più brutti sogni?» «No!» Tony era venuto da lui solo una volta, una notte che se ne stava disteso nel letto, e l'aveva chiamato per nome debolmente da molto, molto lontano. Ma Danny aveva stretto gli occhi con forza finché Tony non se n'era andato. «Sei sicuro?» «Sì, mammina!» gli era parsa soddisfatta. «Come va la mano?» Lui l'aveva aperta e chiusa a beneficio della madre. «Molto meglio, direi!»
Wendy aveva annuito, Jack aveva portato il nido pieno di vespe congelate, protetto dalla pirofila all'inceneritore sul retro del capanno degli attrezzi, e l'aveva bruciato. Da quel momento non avevano più visto una sola vespa. Poi aveva scritto a un avvocato di Boulder, allegando le fotografie della mano di Danny, e l'avvocato aveva telefonato 2 giorni prima, cosa che per tutto il pomeriggio aveva messo Jack di malumore. L'avvocato dubitava che si potesse far causa con qualche probabilità di successo alla ditta che aveva fabbricato la bombola di insetticida, perché Jack era il solo ad asserire di aver seguito alla lettera le istruzioni stampate sulla confezione. Jack aveva domandato all'avvocato se non fosse il caso di comprare qualche altra bombola e controllare se fossero anch'esse difettose. Sì, aveva detto l'avvocato, ma i risultati erano molto dubbi, anche se tutte le bombole sottoposte a controllo si fossero rivelate difettose. Aveva riferito a Jack di un caso riguardante una ditta che fabbricava scale porta e di un tale che si era spezzato la spina dorsale. Wendy aveva manifestato il suo rincrescimento, ma in cuor suo era già contenta che Danny se la fosse cavata così a buon mercato. Era meglio lasciare denunce e querele a chi se ne intendeva, categoria che non comprendeva certamente i Torrance. E poi, di vespe, non ne avevano più viste. «Va a giocare, dottore, divertiti!» Ma lui non si era divertito. Aveva girovagato senza meta per l'albergo, andando a ficcare il naso negli sgabuzzini della biancheria e nelle stanze del custode, alla vana ricerca di qualcosa di interessante. Povero bimbetto che si aggirava tutto solo su un tappeto blu cupo in tessuto di tortuose linee nere. Di tanto in tanto aveva provato a premere la maniglia di una porta, ma naturalmente erano tutte chiuse a chiave. La chiave universale era appesa da basso, nell'ufficio. Danny sapeva dove, ma papà gli aveva detto che non doveva toccarla per nessun motivo, e lui non intendeva assolutamente disubbidirgli. Davvero non voleva farlo? Perché sei qui? Non c'era niente di casuale, dopo tutto, nel suo comportamento. Era stato attirato verso la camera 217 da una forma morbosa di curiosità. Ricordava una favola che papà gli aveva letto una volta che era ubriaco. Era stato tanto tempo fa, ma la favola era ancora vivida e chiara come quando papà gliel'aveva letta. La mamma aveva sgridato papà e gli aveva chiesto che cosa stesse facendo. Leggere una cosa così orribile a un bambino di 3 anni. La favola si intitolava Barba Blu. Anche questo fatto era ancora perfettamente nitido nella sua mente, perché lì per lì aveva creduto che papà alludesse all'uccellino azzurro. Ma nella favola non c'erano uccellini azzurri, né uccellini di qualsivoglia altro genere. La favola riguardava invece la moglie di Barba Blu, che aveva i capelli color del grano come la mamma. Da quando Barba Blu l'aveva sposata, vivevano in un grande castello un po' sinistro, non dissimile dall'Overlook, e Barba Blu tutti i giorni andava a lavorare e tutti i giorni diceva alla sua bella mogliettina di non curiosare in una certa stanza, anche se la chiave per entrare nella stanza era appesa a un gancio, proprio come la chiave universale era appesa da basso alla parete dell'ufficio. La moglie di Barba Blu moriva dalla curiosità. A proposito di quella stanza sprangata, tentava di sbirciare dal buco della serratura, proprio come Danny aveva tentato di guardare nella camera 217 attraverso lo spioncino, e con lo stesso risultato negativo. C'era persino un'illustrazione in cui si vedeva la donna inginocchiata nel tentativo di guardare da sotto la porta, ma la fessura non era abbastanza larga. La porta si spalancava e... Il vecchio libro di fiabe descriveva la scoperta della donna, indugiando nei particolari più spaventosi. L'immagine era impressa a fuoco nella mente di Danny. Nella stanza c'erano le teste spiccate dal busto delle 7 mogli precedenti di Barba Blu, ciascuna su un piedistallo, gli occhi arrovesciati all'insù, le bocche pendule e sbarrate in urla silenziose. In qualche modo erano in bilico, sui colli lacerati dal fendente che le aveva recise, e dal piedistallo colavano rivoli di sangue. Terrorizzata, la donna si era voltata con l'intenzione di fuggire dalla stanza e dal castello, ma aveva scoperto Barba Blu ritto sulla soglia, i terribili occhi che mandavano lampi di fuoco. «Ti avevo detto di non entrare in questa stanza!» diceva Barba Blu sfoderando la spada. «Ahimè, nella tua curiosità sei uguale alle altre 7, e sebbene ti amassi più di tutte le altre, la tua fine sarà uguale alla loro. Preparati a morire, femmina sventurata!»
Danny aveva la vaga impressione che la favola avesse un lieto fine, ma la cosa perdeva qualsiasi importanza rispetto alle due immagini predominanti, la provocante, esasperante porta sprangata che nascondeva qualche grande segreto e lo stesso orribile segreto ripetuto più di mezza dozzina di volte. La porta sprangata e dietro le teste spiccate dal busto. Tese la mano e con un gesto furtivo sfiorò la maniglia della porta. Non aveva idea di quanto tempo fosse rimasto lì, ipnotizzato, davanti a quella porta sbarrata, grigia, innocua. E forse tre volte ho creduto di vedere certe cose, cose orribili. Ma il signor Halloran, anzi Dick, aveva anche detto che secondo lui quelle cose non potevano fare del male, erano come illustrazioni di un libro che lì per lì ti mettono un po' di paura. E forse non avrebbe visto niente. D'altra parte... Si ficcò la mano sinistra in tasca e ne cavò la chiave universale. La tenne in mano reggendola per la targhetta metallica quadrata che recava la parola «ufficio» scritta a stampatello. Fece roteare la chiave sulla catenella e la osservò girare. Poi infilò la chiave universale nella toppa. Scivolò dentro agevolmente senza incepparsi, come se fosse proprio quello che desiderava. «Ho creduto di vedere certe cose, cose orribili. Promettimi che non ci metterai mai piede». «Lo prometto». E una promessa, naturalmente, era una cosa oltremodo importante. Eppure la curiosità lo solleticava in modo esasperante, proprio come l'orticaria ti solletica in un punto che sai di non doverti grattare, ma era un tipo di curiosità spaventoso, il genere di curiosità che ti induce a sbirciare tra le dita durante i passaggi più terrificanti di un film dell'orrore. Quel che c'era dietro quella porta non sarebbe stato un film. «Secondo me quelle cose non possono farti del male, come illustrazioni di un libro che possono fare un po' paura». Si fermò a guardare ancora un momento la porta con gli occhi grigio-azzurri sgranati, poi fece rapidamente dietro front e ridiscese il corridoio in direzione di quello principale che intersecava ad angolo retto la diramazione in cui si trovava. Qualcosa lo indusse a soffermarsi e per un attimo non si rese conto esattamente di che cosa si trattasse, poi ricordò che proprio dietro l'angolo, lungo il tragitto per tornare le scale, c'era uno di quegli estintori di vecchio tipo arrotolati contro la parete. Arrotolato come un serpente in letargo. Papà aveva detto che il signor Ullman avrebbe dovuto sostituire quegli antiquati naspi esattamente come l'antiquata caldaia, ma probabilmente il signor Ullman non avrebbe sostituito nessuna delle due cose perché era uno stronzo pidocchioso. Danny sapeva che era uno dei peggiori epiteti cui suo padre potesse far ricorso. Se ne serviva per indicare certi medici, certi dentisti, certi idraulici e anche all'indirizzo del direttore della sua sezione d'inglese a Stovington, che aveva disdetto alcune ordinazioni di libri fatte da papà, sostenendo che la spesa dei libri li avrebbe mandati in passivo. «In passivo un cavolo!» aveva imprecato furibondo, rivolto a Wendy. Danny se ne stava ad ascoltare dalla sua camera da letto mentre loro credevano che fosse già addormentato. «Risparmia le ultime 500 svanziche per sé, quello stronzo pidocchioso!» Danny sbirciò oltre l'angolo. Spinse lo sguardo giù per il corridoio oltre l'estintore, in direzione delle scale. Laggiù c'era la mamma, che dormiva. E se papà era tornato dalla sua passeggiata, probabilmente se ne stava in cucina a mangiare un panino e a leggere un libro. Lui avrebbe semplicemente oltrepassato quel vecchio estintore e sarebbe sceso da basso. Si avviò in quella direzione, accostandosi alla parete di fronte al punto da sfiorare col braccio destro la sontuosa tappezzeria di seta. Ancora 20 passi. 15. Una dozzina. Quando giunse a 10 passi di distanza, di colpo il beccuccio di Ottone si staccò dalla grossa matassa sulla quale giaceva. Addormentato? E cadde sul tappeto del corridoio con un tonfo sordo. Rimase lì, l'oscuro foro del muso puntato contro Danny. Danny si arrestò di scatto, le spalle contratte in avanti per il subitaneo spavento. Il sangue gli ronzava denso nelle orecchie e alle tempie. Si sentiva la bocca secca e acida e teneva le mani strette a pugno. E tuttavia il beccuccio del tubo si limitava a starsene lì a terra, il rivestimento di ottone baluginante appena un anello di tela piatta che risaliva fino al telaio dipinto di rosso inchiodato al muro. Beh, si era staccato dalla parete, e con ciò?
era solo un istintore, nient'altro. Era sciocco pensare che somigliasse a quelle serpi velenose riprodotte nei libri illustrati sugli animali, che l'aveva udito e che si era svegliato. E non importa se la tela cucita faceva pensare un po' alle scaglie dei serpenti, l'avrebbe scavalcato e avrebbe percorso il corridoio fino alle scale, magari affrettando un po' col passo, tanto per essere certo che non scattasse alle sue spalle e non gli si arrotolasse intorno a un piede. Tutto qui. Danny fissò la manichetta sul pavimento e pensò alle vespe. Ancora 8 passi. Dal tappeto il beccuccio del naspo luccicava placido verso di lui, quasi a dirgli: «Non preoccuparti, sono solo un tubo, ecco tutto. E anche se non fosse tutto qui, non potrei farti più male di una puntura di ape o di una puntura di vespa. Cosa potrei mai fare a un bravo bambino piccolo come te se non pungere e pungere e pungere?» Danny fece un passo, un altro passo. Il respiro gli usciva secco e roco dalla gola. Il panico stava per sopraffarlo. Cominciò quasi a desiderare che il naspo si muovesse, così almeno avrebbe saputo, sarebbe stato sicuro. Fece un altro passo. Ormai si trovava alla portata dell'estintore. «Ma non ti colpirà», fu il suo pensiero assurdo. «Come può colpirti, morderti, se è solo un tubo? Magari è pieno di vespe?» La sua temperatura interna calò di colpo. Fissò il foro nero al centro del beccuccio, quasi ipnotizzato. Magari era davvero pieno di vespe. Vespe segrete, i corpi bruni gonfi di veleno autunnale, al punto da gocciolare dai pungiglioni in stile di fluido trasparente. A un tratto si rese conto di essere pressoché irrigidito dal terrore. Se non costringeva i piedi a muoversi ora, si sarebbero inchiodati sul tappeto e lui sarebbe rimasto lì a fissare il buco nero al centro del beccuccio di ottone, come un uccello ipnotizzato da un serpente. Sarebbe rimasto lì finché il papà non l'avesse trovato. E poi? E poi cosa sarebbe successo? Con un gemito acuto si costrinse a spiccare la corsa. Quando giunse all'altezza del tubo, un gioco di luce fece in modo che il beccuccio sembrasse muoversi, roteare su se stesso come pronto a colpire, e Danny spiccò un salto per scavalcarlo. Atterrò dall'altro lato del naspo e prese a correre, e a un tratto lo sentì dietro di sé, che lo inseguiva, l'ovattato secco fruscio di quella testa di serpente di ottone che strisciava rapida sul tappeto, inseguendolo come un cobra che si muovesse agile e veloce su una distesa d'erba secca. Lo inseguiva, e a un tratto le scale gli parvero lontanissime, sembravano allontanarsi a passo di corsa, sempre più distanti a ogni passo di corsa che compiva nella loro direzione. «Papà!» tentò di urlare, ma dalla gola serrata non gli uscì una sola parola. Doveva cavarsela da solo. Alle sue spalle il rumore si fece più forte, il secco rumore strisciante del serpente che scivolava veloce sugli steli secchi del tappeto. Gli era le calcagna ora, e forse si ergeva col veleno trasparente stillante dal muso di ottone. Danny raggiunse le scale e fu costretto a roteare pazzamente le braccia per mantenere l'equilibrio. Per un attimo gli parve certo che sarebbe inciampato e precipitato a capofitto fino in fondo alle scale. Si gettò un'occhiata alle spalle. Il naspo non si era mosso. Giaceva nel punto dove era caduto, un anello di matassa staccato dal telaio, il beccuccio di ottone sul pavimento del corridoio, e quel beccuccio era puntato nell'altra direzione, con l'aria di non interessarsi affatto alla sua persona. «Hai visto, scioccherello?» si rimproverò. «Ti sei inventato tutto, micetto spaventato. Era tutto frutto della tua fantasia, povero micetto spaventato». Si aggrappò al corrimano con le gambe che gli tremavano per la reazione. «Non ti ha mai inseguito», si disse mentalmente, e si aggrappò a quell'idea ripetendola più volte dentro di sé. «Non ti ha mai inseguito, non ti ha mai inseguito, mai, mai». Non era niente di cui aver paura. Diamine, se solo avesse voluto sarebbe potuto tornare sui suoi passi e rimettere il tubo nel suo telaio. Ma no, preferiva non farlo, perché... E se invece l'avesse inseguito e poi fosse tornato indietro, vedendo che non sarebbe mai riuscito a... raggiungerlo? Ansimando, Danny corse giù per le scale.